Veniamo sempre puniti da degli errori anche individuali che purtroppo ormai sono cronici, perché poi alla fine il calcio spesso le individualità fanno la differenza e loro davanti hanno dei giocatori formidabili e alla minima disattenzione, che è stata un po' più di una disattenzione, ci hanno punito. Abbiamo messo in difficoltà l'Empoli per larghi tratti, purtroppo non portiamo a casa niente e dobbiamo anche fare un po' il mea culpa. Peccato perché Novara era sceso in campo forse con l'atteggiamento tattico migliore, chiuso dietro, pronto a ripartire in velocità. Se fossimo riusciti ad arrivare all'intervallo in parità, forse sarebbe vista un'altra partita con l'Empoli costretto ancora a scoprirsi. Assolutamente, infatti allora hanno segnato a 5 minuti alla fine il pareggio, stavamo riuscendo a portare all'intervallo un vantaggio che sarebbe stato molto importante, perché poi, hai detto bene tu, nel secondo tempo l'Empoli, che tra l'altro aveva tenuto dei ritmi altissimi, non so se riusciva a tenere questi ritmi e di conseguenza magari ci poteva concedere qualche spazio in più per le ripartenze, perché loro ci hanno pressato molto alti dopo l'1-0. Purtroppo in 5 minuti abbiamo preso questi due gol, ribadisco, per nostri errori, e quindi c'è questo rammarico, perché sicuramente con un pizzico d'attenzione in più potevamo portare a casa il risultato. Rimane una buona prestazione, sicuramente in trasferta non riusciamo a capitalizzare quello che di buono facciamo, però insomma, per noi sarà importante recuperare energie fisiche e mentali, perché poi sabato ci aspetta la partita che vale quasi una stagione, perché vincendola ci metteremo nelle condizioni innanzitutto di essere perlomeno quintultimi, e per un eventuale play-out sarebbe fondamentale, e poi per poter puntare anche alla salvezza diretta. Anche vista di quella partita è sembrata un po' frettolosa la munizione rifilata a Vicari che lo costringerà a saltare il match contro i Lombardi. Anche perché non mi sembra che ci fosse assolutamente, tra l'altro secondo me non era neanche fallo, ha preso la palla piena, e anche l'ultima sostituzione, insomma, di Rigoni è stata in funzione anche di questo, del fatto che abbiamo diversi giocatori in diffida, in campo c'era rimasto Gonzales e Rigoni, ho preferito rischiare poco togliendolo e preservarlo lui per la partita di sabato. Nella ripresa siete sempre rimasti aggrappati alla partita, avete sfiorato il pareggio con Lazzari quando forse era il momento di tentare il tutto per tutto, è arrivato questo gran gol di Levan. Sì, però anche lì, insomma, si torna sempre lì, dobbiamo essere più cattivi, più determinati, cioè, i difensori devono difendere in maniera diversa, più rabbiosi, perché comunque anche su quel gol l'abbiamo fatto girare, invece di uscire si è arrinculati e l'abbiamo fatto calciare. Dobbiamo capire, insomma, che per evitare gol, cioè, ci vuole maggiore rabbia, maggiore cattiveria, dobbiamo essere consapevoli che se un calciatore in Serie B si fa girare, gli si fa mirare la porta, spesso fa gol, come è successo a Tavano nel primo tempo. Troppo spesso noi perdiamo le partite con estrema facilità, tra virgolette, facciamo gli avversari con noi fanno poca fatica per segnare e per vincere. E questo sicuramente è un difetto anche a livello individuale, perché comunque bisogna avere quella rabbia e quella cattiveria, diversa per portare a casa il risultato. Ecco.